Dopo due sconfitte consecutive fuori casa, la Magnolia torna a giocare all'Arena di Selvapiana e ritrova il successo. I Fiori d'Acciaio superano Broni con il punteggio di 78 a 52 e si portano a quota 16 in classifica generale. Rishanda Gray partecipa al riscaldamento pre-partita, ma alla fine non entra sul parquet. Per molte giocatrici i problemi fisici legati al Covid si fanno ancora sentire, come sottolineato da coach Mimmo Sabatelli a fine gara. Era importante però conquistare i due punti. Il primo quarto si chiude con la Molisana avanti di 8 lunghezze, stesso copione nel secondo periodo. Nel suo momento migliore la Parks deve temporaneamente abbandonare per un taglio all'arcata sopraccigliare. I due quintetti vanno al riposo lungo con il tabellone che segna 41 a 33. Nonostante l'orario e la concomitante finale del Festival di Sanremo, sugli spalti c'è un buon pubblico nei limiti della capienza dovuta alle restrizioni legate alla pandemia. Nel penultimo quarto, Trimboli e compagne provano ad allungare portandosi sul 56 a 43. Ma è nel periodo conclusivo che le padrone di casa staccano definitivamente le Lombarde con un parziale di 22 a 9. Finisce con un punteggio 78 a 52 che forse punisce eccessivamente la compagine allenata da Andrea Castelli, che ai nostri microfoni si è scusato con un gruppetto di tifosi che ha seguito la squadra anche in Molise. La Magnolia festeggia con quattro giocatrici in doppia cifra: Parks, Trimboli, Quiñones e Prema Sunaz, quest'ultima top scorer con 20 punti. La mente però è già proiettata a giovedì, quando all'Arena arriverà la Virtus Bologna per riscattare la sconfitta dell'andata. Rishanda Gray, salvo imprevisti, sarà della partita con palla a 2 alle ore 19.